Si intitola Unici e Liberi, è il video vincitore del concorso per una cultura della diversità promosso dal Dipartimento di Teorie e Metodi delle Scienze Umane e Sociali dell'Università Federico II. Realizzato dai bambini della scuola primaria di Nola all'Avventura Contizi, il filmato si inserisce nelle iniziative del progetto Hermes, avviato nel 2011 in Italia, Spagna e Irlanda con l'obiettivo di prevenire a partire dai più piccoli le discriminazioni basate sul genere e sull'orientamento sessuale ed offrire sostegno a coloro che ne sono vittime. La premiazione si è tenuta nella sala giunta del Comune con gli assessori all'istruzione e alle pari opportunità Anna Maria Palmieri e Giuseppina Tommaselli. È molto importante perché ci aiuta a capire come questa società inculca nei bambini il concetto di discriminazione e quali sono quindi gli interventi da fare per correggerli. La scuola finisce per essere spesso l'ambiente più interclassista, dove meno si esercita il senso della differenza e lo stigma che in altri luoghi. Laddove esso c'è, ovviamente, allora va combattuto, però se i bambini sono costruttori di futuro, cioè se i bambini insegnano l'uguaglianza, la non differenza ai grandi, forse una speranza per il futuro ce l'abbiamo. Il progetto Hermes si concluderà a Napoli con la conferenza internazionale prevista per aprile 2013.